Buongiorno, buongiorno, questa volta l'ho detto prima io. Ma anticipato. Sono qua con Gianluca Spadoni e io sono, dillo tu, Emanuele Maria Sacchi. Appuntamento del mercoledì. Mercoledì, e tocchiamo ogni volta un tema diverso. Il tema che ci è venuto stavolta è il personal branding. Tradotto. E siccome tu non sai cosa dire, inizio io, perché è bastardo. Allora, personal branding è una parola, anzi è un insieme, due parole che vengono utilizzate tantissimo. Raramente sappiamo che cosa significhi, fa figo dirlo, ma la verità è che il personal branding è qualcosa di indispensabile in questo momento, soprattutto in una fase storica in cui oggi più che mai noi ci facciamo idea delle persone prima di incontrarle. Perché il personal branding ha sempre avuto un valore. 30 anni fa, io apro la partita IVA 25 anni fa, forse tu qualche anno prima, già nel biglietto da visita cercavamo di metterci tutto, la nostra carta intestata, la nostra macchina, come ci venivamo raccontati, la brochure, poi arrivano i siti, oggi arriviamo ai social e personal branding spessissimo è rappresentato dalle nostre pagine, dai nostri profili, cioè cosa pensa la gente di te prima di incontrarti. Per cui teoricamente è una cosa a cui dobbiamo fare grande attenzione, perché lo sappiamo che è così. I social non bastano per essere scelti, ma bastano per essere scartati. Il tuo personal branding non ti basta per essere scelto, però ti basta per essere scartato. Certo, in una società dove la comunicazione è fondamentale, non sempre vince il migliore, non sempre vince il più bravo, non sempre vince il più competente, a volte vince quello che è percepito come il migliore. E se l'ha fatto in modo etico, senza barare al gioco, anche queste sono competenze. Certo. È uno che è riuscito a lavorare molto bene sulla propria immagine, sulla propria, su come viene percepito dagli altri. Beh, diciamo che rispetto a solo 10 anni fa, una delle competenze che è diventato un tutt'uno con le competenze professionali è la capacità di vendersi, di comunicare. E quindi tutto parte dal personal branding. Quello che pensano le persone di te, quello che percepiscono, per utilizzare il tuo verbo, gli altri di te prima che ti incontrano. E sai che ci aggiungo anche un'altra cosa? Vai. Un'altra definizione di personal branding è quello che gli altri dicono di te quando tu non ci sei, quando te ne sei andato. Io pagherei una cifra per sapere cosa dicono i miei clienti di me dopo che li ho salutati. Allora facciamo così, raga, voi che state ascoltando il video, ci dite cosa pensate di noi qui nei commenti. Noi non li leggiamo, voi diteci la verità. Dai! Che ce la facciamo.